il faro faccio per il salto, sempre in vantaggio, per il salto a 1.5, per la flash prova la rimonta. Amici di Universo Trotto, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata. Beh, anche questa settimana tanti gli argomenti che tratteremo, sono ben 10 le corse che andremo ad analizzare, 3 per i favoriti, una corsa per il buono e per la prossima, 2 guidate, 4 corse estere, ci sono state belle corse in Svezia, Bjerke e a Solvalla, quindi tempi stretti, non perdiamo assolutamente tempo, cominciamo subito con la prima corsa e la prima rubrica, come sempre, che fine ha fatto il favorito? Il 29 di ottobre in quel di Firenze, Farfuglia Gnafà è la cavalla in questione, eccola qua, ve la faccio vedere soltanto in parte perché qui si vede solamente l'anteriore di Farfuglia Gnafà, che è presentata da Eric Bondo, Santo Mollo, una cavalla che veniva da una prestazione estremamente positiva in quel di Modena dove era finita in spinta, e qua lei è una cavalla che si presta a partire, è rimasta un pochino lì sul passo in un quarto iniziale in 32, poi del secondo in 32.4, quindi si è andati piano per i primi 800, corsa sul 2 km, viene fuori 1.16.8, ma lei è una cavalla che questa corsa ha avuto, secondo me, un pochino di sfortuna dal punto di vista tattico. Qui vedete sulla decelerazione della testa, d'altronde le posizioni erano già assestate, Farfuglia Gnafà si fa coprire da Fidelios, che avanza all'esterno, sarà poi il vincitore della corsa. Andiamo avanti piano piano un pochino qui con le immagini, ma possiamo tenerle anche così in regia. Rimaniamo anche, ecco qua, tanto il momento si vede, questo è decisivo. Farfuglia Gnafà coperta da Fidelios, che ovviamente avanza sulla testa. Farfuglia Gnafà in questo momento è in schiena al numero 3 di Felice Jet e al 6 di Figlio De Venti. Eccoli qua, prima e seconda posizione. Vediamo che succede. Che Fidelios va gradatamente sulla testa della corsa. Poi Felice Jet finirà con lo sbagliare, così come Figlio De Venti, ed è qui il momento in cui Farfuglia Gnafà non avrà più la possibilità di fornire una buona prestazione perché rimane in schiena a dei cavalli che non lo porteranno da nessuna parte. Passaggio davanti alle tribune, Fidelios progredisce all'esterno, filato da Favorita, che era un outsider in questo caso attorno al 20-1, nonostante la guida Alessandro Gucciadoro, che questa cavalla la guidava solamente da catch driver per il train di Andrea Esposito. Vedete qua come si formino le coppie. Adesso si torna ad accelerare, 36, 30 e mezzo, 34. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli ultimi 1200 metri sono stati fatti a andatura costante sul piede dell'1.16, scarso. Guardate Farfuglia Gnafà, qui rimane lì terza lungo la corda. Che succede? Succede che in questo momento Felice Jet è già stanco e quindi passa Fidelios. Guardate il treno interno, qui coperto in parte dal furgone, che deve subire i problemi di Felice Jet. E che succede? Succede che non ha spazio Farfuglia Gnafà, che praticamente, da essere terzo in corda, si ritrova praticamente, appena cambierà l'inquadratura, lo vedrete, in ultima posizione. Aspettiamo la larga, perché questa è la stretta sul vincitore, su quello che poi arriveranno secondo e terzi, ovvero Feeling Grisciò e Favorita. Abbiamo bisogno dell'altra inquadratura. Qui si va tutta, si va forte, 30-30 gli ultimi 2-400 metri, una condizionata che non chiamava molto alto, si continua a stringere sui primi, dobbiamo attendere l'altra inquadratura, vi faccio vedere, ecco qua, guardate dov'è ancora Farfuglia Gnafà, eccola qua, è sempre lì, murata, chiusa, oramai lontana dalla testa, con tutte le chance precluse di poter fare qualcosa di buono. Santo Mollo a questo punto si rende conto che da lì si può fare poco, e quindi insomma si accontenta di prendere un quinto posto in zona traguardo, vedete, senza spazio, poi va bene, via in retta d'arrivo, lo fa, ma lo fa molto tardi, e qui praticamente arriva lontano dalla testa, ma veramente un percorso estremamente sfortunato. Un'altra corsa che vi facciamo vedere, sempre in Toscana, questa volta però si va a Montecatini, il giorno della chiusura, è Brezzagrad aveva sgambato molto bene, devo dire la verità, sia la volta precedente che questa. La volta precedente ha sbagliato sulla prima curva, aveva il 10, l'ha presa a 100 all'ora. Questa volta molto brava, perché è una cavalla che si mette a tirare, si anima un po'. Brava nel senso perché è uscita dalla macchina indenne, e devo dire in questa occasione è stato anche bravo il suo interprete Riccardo Picchi, che sta guidando in quest'ultimo periodo per Nicola Del Rosso. Vedete? Su un quarto in 36 lei riesce a rimanere davanti contenendo Super OP. E qui ha fatto molto, la cavalla aveva aperto una quota intorno al 2,60,
2,70 gli è rimasta, non è stata giocata, probabilmente anche per il dubbio legato alla posizione. E qui che dire, possiamo andare un pochino avanti con le immagini, perché una volta rimasta davanti, però vi faccio vedere il calo a traguardo lontano di Brezagrad. Ecco qua, qui siamo al passaggio davanti alle tribune, il vincitore sarà Cameron Diaz Trebbe, aveva sgambato bene, era annunciata in ordine, a cavallo declassata, trasfetta vittoriosa di Vincenzo D'Alessandro Junior in terra di Toscana. Guardate Brezagrad, Supero P che è lì in seconda ruota, qui muove dall'ultima posizione Cameron Diaz Trebbe, eccola qua, declassata nel contesto, veniva da dei problemi fisici, lei in Gino può correre quando sta bene, e quindi vince la corsa con un parziale di 300 metri, però ecco Brezagrad, vedete, da essere in mano, eccola qua, ad essere ferma in 150 metri, ecco qua, qui viene proprio volata via nettamente da Cameron Diaz Trebbe e da Dolce Stella, ma lei è abbastanza stanca, nonostante 800 metri in 1,18, 1,2, quindi sul piede dell'1,17 giù di lì, e poi Brezagrad finirà quinta sul traguardo, 1,17,4. E quindi una cavalla da rivedere, peccato perché aveva sgambato bene, ovviamente peccato per i suoi sostenitori, per la prestazione della cavalla, qui è stanca e finisce quinta. Cameron Diaz Trebbe spazia nel finale, l'impressione è che questa Cameron Diaz Trebbe potrebbe essere anche una buona per la prossima. Noi solitamente buoni per la prossima non mettiamo mai i cavalli che hanno vinto, perché insomma hanno già vinto, però ci sono dei cavalli che magari ne hanno anche 2-3 in fila. Brezagrad è questa qua all'interno che finisce quinta, molto lontana dalla testa della corsa. Per andare a cercare un altro favorito, dobbiamo andare a vedere il Mangelli, così abbiamo anche l'occasione per vedere l'Ovino Bello, che ha perso una batteria in modo tragico, secondo me, da First of Mind, una batteria che forse non avrebbe dovuto perdere, e ha perso una finale, secondo me, correndo sottotono e dimostrando di fare un pochino di fatica su un tracciato come quello di Torino da 1000 metri, però una cosa va detta, guardate dov'è l'Ovino Bello e guardate dov'è al suo esterno il numero 4 di Falco Killer Gar, che poi sarà il vincitore della corsa. Ora, in questo momento davanti c'è Floyd Girifalco, che era un cavallo in finale a 50-1, era molto probabile che potesse mandare via qualcuno, cavallo in training Alessandro Gocciadoro, però cosa fa Eric Raffin in questo momento? Fa sfilare all'esterno Falco Killer Gar non anticipandolo, perché qui aveva tutta la possibilità di anticiparlo, si vede chiaramente perché ha la figura all'interno, guardate, qui avrebbe ancora la possibilità di anticiparlo, fa sfilare Falco Killer Gar, che ovviamente, come è nella logica delle cose, ottiene il via libera da Floyd Girifalco con un quarto iniziale in 29,2, e qui la corsa è praticamente finita per l'Ovino Bello, che ha avuto un percorso sì non facile, fanno 11,6 con 56,5 gli ultimi 800 metri. Però ecco, stiamo parlando di un cavallo importante, perché stiamo parlando di un cavallo che veniva dalla vittoria nel Criterium dei 3 anni in Francia, una corsa davvero di livello, l'aveva vinta a settembre, neanche tanto tempo fa, battendo quelli che sono in questo momento i migliori della leva 2021. Un cavallo che ha uno strike rate di 6 su 16, insomma un cavallo molto molto forte, e qui ha un pochino deluso le aspettative, perdendo una batteria che non avrebbe dovuto perdere. E qua cos'è costretta a fare? Ovviamente è costretta a venire via in terza ruota, mentre forse avrebbe potuto anche essere davanti in questo momento, viene via in terza ruota, però qui gli ultimi 800 sono in 56,5, cioè girare di fuori a Falco Killer Gar, che se vogliamo si è riscattato da un derby sfortunato dove è arrivato piazzato, è arrivato terzo, ma letteralmente facendo il giro del mondo. Io ricordo, insomma, quel giorno era a Roma, l'ho visto anche sgambare, cavallo molto bello in sgambatura, ha avuto un percorso terrificante seconda e terza ruota, e secondo me ha fatto una prestazione mostruosa nel derby, e qui è tornato al successo, direi anche meritatamente. Andiamo a vedere però anche cosa ha fatto First of Mind. Allora, First of Mind, eccolo qua, qui invece abbiamo First of Mind, tra l'altro reduce proprio dalla prestazione del derby vittoriosa, davanti abbiamo Falco Killer Gar e questo è l'Ovino Bello. Guardate Raffin che prova ad agganciare Falco Killer Gar, però in questi 400 metri conclusivi secondo me si è proprio vista la differenza di due cavalli che sono abituati a correre su un tracciato da 1000 metri e probabilmente possono avere anche più qualità rispetto all'Ovino Bello. Questo sarebbe una buona notizia per noi, perché vuol dire che i nostri 3 anni sono attualmente forse un gradino leggermente più alto rispetto ai 3 anni francesi. Guardate l'Ovino Bello come negli ultimi 100 metri a favore scalazione viene letteralmente volato via dal derby winner First of Mind su un quarto in 28,3.
non mi chiedete quanto abbia chiuso Flesh of Mind, è attorno al 26,5 o qualcosa del genere. Guardate quanto c'è tra i primi due nostri della generazione e l'Ovino Bello, che attualmente è uno dei tre cavalli più forti di Francia. Quindi complimenti a Falco Killergar, complimenti a tutto il team, e Alessandro Gocciadoro esce sconfitto, se vogliamo, First of Mind, non da senza meritare, perché ha stracorso, 1-2 per Alessandro Gocciadoro, in questo caso First of Mind Roberto Vecchione. Terzo è l'Ovino Bello, ben più indietro, forse una guidata non troppo fortunata di quello che è uno dei migliori driver del mondo secondo me, però è anche vero che tante volte i driver francesi quando vengono in Italia fanno un po' fatica, perché devono abituarsi alle nostre tattiche, alle nostre piste, e rispetto a quelle di Parigi, rispetto a quelle francese, è veramente un altro tipo di sport. Abbiamo chiuso qua con i favoriti, adesso abbiamo un buono per la prossima. Si chiama Eta Beta Spritz. Buona per la prossima, cavalla sfortunata ma molto molto in forma, e devo dire probabilmente più adatta ad un tracciato di pista grande rispetto ad un tracciato da 800 metri come quello di Trieste. Allora andiamo a vederla, eccola qua. Questa qua è Eta Beta Spritz, che veniva da una vittoria ottenuta in bello stile a Trieste, ma in un contesto decisamente meno buono, meno qualificato rispetto a questo. Corsa che è venuta fuori, si è sviluppata molto tattica, perché il terzo quarto addirittura in 32,7, svelti i primi 800 metri, perché qui c'è stata lotta lì davanti tra Elfo LZ ed Enjoy, che ha fatto letteralmente una mostruosità in questa corsa. Quindi anche Enjoy, oltre a Eta Beta Spritz, è un buono per la prossima, perché vi assicuro che fare 29,1 a Trieste, 59,5 i primi 8, cioè sono misure da corse di gruppo. Trieste è una pista dove fare velocità non è facile. Vi faccio vedere perché è anche buona Eta Beta Spritz. Allora, qui che succede? Succede che lì davanti è sfilato Enjoy su Elf LZ, si mette sulle gambe Eta Beta Spritz. Eccolo qua. Questo che sarà il vincitore della corsa era il grande favorito Empireo. Andiamo a vedere cosa succede. Ovviamente dopo 800 metri così svelti, cosa fa? Lorenzo Talpo Junior prova a riprendere in mano per provare a graduare, se vogliamo. Si avvicina Eta Beta Spritz con Francesco Pio Pastore in salchi, pedinato proprio dal grande favorito Empireo. Siamo sulla dritta di là. Qui comincia a pagare il percorso FLZ, che stanca a traguardo lontano, dimostrando anche la differenza di prestazione tra Enjoy ed FLZ, perché Enjoy lotta la corsa fin quasi sul traguardo. Guardate Eta Beta Spritz che arriva a tiro di Enjoy. Qui si vede molto bene, bella la corsa, sono tre cavalli in diagonale. Dall'interno Enjoy, Eta Beta Spritz ed Empireo. Guardate sulla piegata conclusiva, vi faccio vedere Francesco Pio Pastore com'è in salchi ad Eta Beta Spritz, che qui mantiene tranquillamente botta all'attacco esterno del grande favorito. Guardate, fermo con le mani. Ve lo faccio vedere perché dà proprio l'impressione di avere del buono da spendere ancora. Sarà così fino a metà dell'ultima piegata, quando sbaglia e si apre di galoppo. La mia impressione è che avrebbe, forse questa corsa l'avrebbe anche vinta, che riuscisse a contenere. Vedete qua Empireo, quarto in 28, gli ultimi 4, però la figura all'interno, un cavallo che era letteralmente in mano, qui si apre di galoppo. Guardate, nonostante la spesa iniziale, Enjoy quando molla su Empireo, che alla fine fa lo spunto da vicino, chiudono 28, perde a 50 l'altro guardo, ma che ha fatto una super prestazione anche Enjoy. Quindi due cavalli a mio avviso da segnarsi sul taccuino sono Enjoy da una parte ed Eta Beta Spritz dall'altra. Adesso abbiamo un paio di guidate della settimana da vedere. Beh, quella di Vincenzo D'Alessandro in salche del Chapo Laxmi è una guidata da mostrare, secondo me, nelle scuole allievi. Non è una novità, è un driver sempre preciso, puntuale, l'ho visto vincere tra l'altro anche prima a Montecatini. Che succede? Andiamo un pochino. Qui siamo a Taranto, la prestazione del 28 di ottobre. Vi faccio vedere cosa succede in questo plastico. Guardate. Allora, il Chapo Laxmi è questo qua coperto. Eccolo qui. Con Vincenzo D'Alessandro che coglie una discreta partenza e per il momento tergiversa, era uno dei favoriti della corsa. Quando si accorge che davanti si fa Melina, per capire chi va a presentarsi su Elnat, che è il cavallo
in testa in questo momento alla corsa, cosa fa? Cosa decide di fare lui? Viene via in controtempo, in terza ruota, guardate qua, provando a sorvolare il numero 3 di Evelyn Barr e andando a prendere la testa della corsa. Evelyn Barr che traccheggia, guardate, traccheggia, rimane un pochino lì, lui a un certo punto dice va bene, ho capito, vuoi mandare? Vengo io. Va in terza ruota, 150 metri di parziale, probabilmente Elnat ne voleva mandare solo uno, ma in questo modo Elnat ne manda uno, sì, ma che non è Evelyn Barr, ma è il Chapo Lakshmi. Qui game set match, corsa finita. Le corse si vincono anche in una frazione di secondo, indovinando la mossa giusta, tutto quello che si vuole. Però qui Vincenzo Alessandro è stato veramente molto molto bravo. Cavallo che poi ha risposto bene, fa un percorso in 2.29, Evelyn Barr che era un'alternativa, si accorge di essere rimasta di fuori, prova ad andare lungo Gaetano Di Nardo su Chapo Lakshmi, ma qui la corsa l'ha persa, perché l'altro allunga, Evelyn Barr prova a farsi il posto lungo la corda, ma il vantaggio tattico del Chapo Lakshmi è veramente determinante. Qui possiamo andare avanti con le immagini, andiamo sulla piegata conclusiva, vedete che il Chapo tiene botta qua anche all'attacco di Aaron Filtreb, Vincenzo contro Giorgio D'Alessandro Junior entrambi. Se questa corsa non fosse venuta in questo modo, se non fosse sfilato dopo 250-300 metri, probabilmente a corsa vista il Chapo Lakshmi qualche difficoltà in più l'avrebbe anche avuta, ma l'ha vinta così, passando e chiudendo nel finale. Vedete un po' sulla guida, il cavallo deve essere guidato, ma insomma salva sul palo direi un paio di lunghezze tonde da Aaron Filtreb, e al terzo finisce più indietro Hermione Pella a completare il podio. Bravo Vincenzo Alessandro Junior. L'altra guidata, qui c'è stata secondo me un'altra bella guidata, un altro riscatto dopo il derby il Mangelli Filli, è quello di Fanny Jo, perché è stato bravissimo Alessandro Gocciadoro ad interpretare la Fanny Jo, che veniva appunto da un derby con tanta sfortuna, in quanto era rimasta chiusa senza praticamente avere nessun tipo di spazio. E andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, dov'è Fanny Jo? Fanny Jo, ovviamente facilmente riconoscibile dalla giubba di Alessandro Gocciadoro, eccola l'avversaria dichiarata è lì davanti, eh? Ora ve lo faccio vedere quando sono davanti alle tribune, un pochino più vicini così si vede meglio. Dicevo, l'avversaria dichiarata è Fogliadesi, che l'aveva tra l'altro preceduta nelle Oaks, una davanti all'altra. Si chiude qui in 28 e 28 e 6, 56 e 6, gli ultimi 800 metri. Guardate cosa fa Alessandro Gocciadoro, guardate, eh? Eccola qua, muove in quarta ruota, tra l'altro anche tanta gente, molto bello questo, quando siamo all'imbocco della piegata di destra. Cosa vuol dire? 900 metri al traguardo? Ma più o meno sì. Anticipata la Fogliadesi, non può farsi coprire Marco Stefani, davanti c'è l'ospite francese sfortunata Lush Life, parleremo anche di lei in retta d'arrivo, molto sfortunata. Però perché vince la corsa, secondo me, guidando molto bene Alessandro Gocciadoro? Perché lui, una volta venuto via qua, non ha insistito in terza ruota. Guardate, siccome Fogliadesi va di fuori a Lush Life, lui poteva forzare in terza ruota e andare lungo. Probabilmente in questo modo la corsa non l'avrebbe vinta. Invece cosa fa? Ripiega a metà della dritta di là, o all'imbocco della dritta di là, dopo un chilometro svelto, in terza pariglia. Rifiatare in questo tratto di corsa, a mio avviso, l'ha fatto vincere. Andiamo avanti con le immagini. I quarti 27 e mezzo 34, quindi 57 e 9, primi 800 metri, venuto fuori 1.11 e 6. Guardate, davanti c'è Lush Life, che perde questo Orsi Mangelli Fili con tantissime recriminazioni. Vi faccio vedere anche probabilmente il motivo della rottura quando siamo in retta d'arrivo. Di fuori c'è Fogliadesi che traccheggia, qui torna a spostare in terza ruota Fanny Jo. Qui si vede molto bene. Allora, questa qua che è larga è Fanny Jo, si vede la sua testa, la giubba di Alessandro Gocciadoro, e Fogliadesi che sta andando su Lush Life. Di fatto poi erano anche le tre favorite della corsa. Si entra in retta d'arrivo. Lush Life che allunga, Fanny Jo che si deve sciroppare la curva in terza ruota. Guardate Lush Life, ecco qua, che è richiesta, ve lo faccio vedere allo slow motion, da Gabriele Gelormini. Guardate, qui siamo all'imbocco della dritta d'arrivo, guardate Gabriele Gelormini che richiede Lush Life, che ha sempre un paio di lunghezze, qui forse 1.5 di vantaggio rispetto a Fogliadesi, finisce in piena spinta larga Fanny Jo, sempre davanti Lush Life, ecco qua, frustata per Lush Life, che qui si scompone. Dopo essere stata toccata,
sbaglia la Schleife, possiamo tornare a velocità normale e Fanegio va a pizzicare a fil di palo la vincente delle Oaks Follia Desi. Ecco qua le immagini bellissime, tra l'altro andiamo ancora avanti un pochino, qui c'è il replay, la fermiamo proprio sul traguardo, ecco qua, successo di Fanegio su Follia Desi, mentre al terzo posto c'è Fenice Della Ronco. Bravo Alessandro Gocciadoro, perché ha scelto i tempi giusti, è venuto via quando era molto indietro, ha ripiegato in terza pariglia, poi ha fatto gli ultimi 400 a tutta, ha avuto ragione Follia Desi, che ha stracorso anche in questa occasione. Indiscutibilmente in questo momento sono le due femmine più forti italiane delle cavalli di tre anni. Tante recriminazioni per la Schleife, chissà senza quella rottura cosa avrebbe ottenuto. Abbiamo così chiuso anche la guidata della settimana, adesso quattro corse, tutte e quattro le andiamo a trovare in Scandinavia. Beh signori, qua è l'ennesima volta che abbiamo nella nostra trasmissione di VK, perché è una cavalla che non smette di vincere e sta vincendo praticamente tutte, e qui dobbiamo continuare a fare un applauso a Nike K, perché insomma è una mamma che ha dato tutte campionesse di grandissimo spessore. Che dire, Vanesia, Always, Executive VK, eccola qua di VK, è questa qua. Lo dico sempre, lo sottolineo sempre, è importante, secondo me in Svezia queste femmine hanno un programma, se vogliamo, un pochino più agevolato, perché sono prove chiuse alle femmine, spesso e volentieri. Non era questo il caso, perché questa è una prova open, però insomma tante volte possono sfruttare la programmazione. Qua di VK fa un numero. Poi c'è una curiosità che volevo dirvi, ci sono due cavalle che nascono da Nike K, che si chiamano Gibby e K da Ringo Starr Treb e la Reine K da FaceTime Bourbon. Ora siamo curiosi di vederle, perché questa è una mamma che sta sfornando vincitrici e vincitori uno dopo l'altro, una cavalla eccezionale. Vedremo anche il 2 anni Gibby e K e la Reine K, che di anni ne ha uno. Che succede qua? Siamo sulla dritta di là, da 1.86 ai primi 500 metri, questo è senza dubbio un vantaggio per Gibby e K, perché c'è stata spesa. Andiamo a seguire la corsa anche nella sua parte conclusiva, di VK che va all'attacco di Zaire El Dia, presentata da Kim Pedersen, fa l'ultima curva sotto e poi nel retto arrivo passa e chiude. Pensate, sesto successo nelle ultime 8 uscite, 16 su 34 in carriera. Cavalla che fa 1.10.4 sulla distanza dei 1600 metri, il che vuol dire record in carriera. In Svezia da maggio ha trovato veramente una forma sensazionale di VK, che qua si salva nel finale, ma chiaramente dal forcing di Florence Sima e N.A. Moe, che è terza sul traguardo. Complimenti a tutto il team, cavalla che va veramente molto molto forte. C'è un'altra cavalla che ha corso bene ed è tornata al successo a quota shock, che è Capirosca Font, la ricorderete, cavalla che è stata per tanto tempo in Italia, ha vinto diverse corse con i nastri, la specialista. Lei è in Svezia oramai da un bel po', perché si parla di gennaio, quindi saranno più o meno una decina di mesi. Il training di Jerry Riordan, i colori vabbè, inconfondibili della Sant'Eusebio, la cavalla, eccola qua. Tra l'altro in corsa vedete anche un'altra cavalla italiana, che è Ecstasy, guidata da Alessandro Gocciadoro. Dicevo, quota shock per Capirosca Font, perché al totalizzatore svedese, udite udite, la quota di Capirosca è 35.29. Quindi è una cavalla che ha vinto ad oltre 30 contro 1 ed ha vinto, devo dire, anche bene, perché qua rimane sempre nelle retrovie. Allora, una corsa questa sulla distanza lunga dei 2600 metri, 1.14.1. Il grande vantaggio che ha avuto, beh, questo senza dubbio, è questo attacco indiscriminato che c'è stato all'esterno di Hearst, che va ad attaccare Dry Martini Gru con Oriel Schistron, che prova a replicare. Su 2600 metri queste frazioni si pagano. Lei rimane acquattata, Capirosca Font, le retrovie, mentre Ecstasy va subito sulla testa della corsa. Eccola qua, Poi pagherà un pochino nel finale. Vediamo anche l'altra inquadratura, poi vedremo gli ultimi 400 metri. Ecstasy che tende a passare e Capirosca che rimane penultima. Andiamo avanti con le immagini. Ecco qua. Qui siamo al passaggio davanti alle tribune. Ecstasy che continua ad andare, direi, a discreta andatura, anche se c'è stato uno stop dopo i primi 1000 metri sveltissimi. Il quadro tattico è questo: Ecstasy, Capirosca Font.
che sulla decelerazione, e qui è stato secondo me molto bravo Johansson a capire il momento in cui andare a fare il parziale per avvicinare la testa della corsa senza strappare, non entrando nelle lotte iniziali, avvicina Ecstasy. E gli ultimi 800 metri, qui 750 metri, sono di ottima fattura. Pensate che Capirosca Font è una cavalla che non vinceva una corsa da marzo a Solvalla, è la sua seconda vittoria, quindi questa qua in Svezia, e veniva da un periodo in Italia dove stava correndo piuttosto bene. Poi ha fatto una tappa a Parigi e poi direttamente in Svezia da marzo, ottenendo, devo dire, dei buoni risultati. Questa probabilmente è una delle sue migliori prestazioni. Prova a contenerla Ecstasy, però nel tentativo di contenerla poi perderà anche il secondo, il terzo e il quarto, pagherà gli ultimi 400 metri, probabilmente anche la distanza può essere stata una discriminante che ha messo in difficoltà Ecstasy. Qui siamo in retta d'arrivo, la figlia di Oro Puro Bar e Manti De Fi della Sant'Eusebio passa e vince la sua corsa, assolutamente meritando. Ecstasy è stanca, seconda è Make It Star e testa è Mona Lisa Beer, che finiscono direi entrambi bene. Mona Lisa è quella in mezzo alla pista. Questo per la giornata di Beer, che poi abbiamo le due corse prima di chiudere a mostrarvi delle Breeders. C'erano le semifinali delle Breeders a Solvalla il giorno 3 di novembre. Andiamo a vedere la prima, eccola qua, questa è la prima delle due semifinali. A vincere, lo ricorderete, è stato un certo Kuiper. Penso che lo ricordiate, perché il cavallo che aveva vinto il Road to Gran Premio dell'UET in Svezia, battendo Fame and Glory, quello che aveva vinto in precedenza il Derby in Svezia. E le cose non sono andate benissimo in Francia, sono andate molto meglio qua. L'allievo di Daniel Waristen, figlio di Feistein Bourbon, la mamma da Cantabolge, eccolo qua inquadrato, l'ha proprio presa adesso. La genealogia sensazionale, la regia che va a stringere proprio su di lui, che ha vinto questa corsa da cavallo atteso, insomma, da cavallo favorito. Andiamo avanti con le immagini, tanto la parte interessante è l'ultima, perché lui rimane lì, ma vince in 400 metri veri, dicendo io sono il più forte e vinco così, ve lo faccio vedere. Ecco qua, qui siamo sulla retta opposta, 600 metri alla conclusione, guardate dov'è Kuiper, ancora. E questo qua, ve lo faccio vedere meglio con questo, è questo qui di cui si vede il casco esterno largo, di fatto la sarà settimo, ottavo, lontano dalla testa. Guardate cosa mette in campo negli ultimi 600 metri di corsa questo Kuiper, che in questo momento io credo che sia, non dico il 4 anni più forte di Svezia, ma sicuramente uno dei primi tre. Anche perché degli altri 4 anni ci sarebbe un certo signore che si chiama Epic Kronos, che abbiamo visto vincere ad Abi e poi visto vincere anche la finale in Francia del premio dell'UET. Forse Epic Kronos in questo momento è il primo della generazione, ma Kuiper va veramente tanto forte. Guardate cosa tira fuori negli ultimi 400 metri, passa e chiude. E andrà poi a giocarsi la finale delle Breeders il 16 di novembre ad Eskilstuna. Ovviamente la finale delle Breeders, ci sono 4 tappe, quindi finale per i 3 anni maschi, 3 anni femmine, 4 anni maschi e 4 anni femmine. L'ultima cavalla che vi facciamo vedere, e anche lei non è la prima volta che compare nella nostra trasmissione, si chiama Esther degli Dei, perché ha vinto la sua ennesima corsa. Anche questa era una semifinale delle Breeders, quindi anche lei la troveremo in finale. 4 anni, questa volta Esther degli Dei è una femmina, quindi 4 anni femmine, va davanti. Fermiamo qua le immagini, eccola qua, Esther degli Dei, e non si fa prendere mai. Questa è una cavalla, è stato un grande acquisto, dobbiamo dirlo, perché la cavalla è passata alle Asti ITS per 24.000 euro, è stata acquistata da Polagort ed è una cavalla che attualmente vince circa 13-14 volte quello che è stata pagata in un anno e mezzo, poco più. Andiamo avanti con le immagini, andiamo a prendere la parte conclusiva, ecco qua, qui siamo a 800 dal termine, c'è sempre davanti Esther degli Dei che stampa un bel 1:11:07 come riferimento cronometrico, quindi devo dire che è andata anche abbastanza forte. Quello che è secondo lungo la corda, che è quello di Barjan, è Elegant Kronos, mentre quella che è terza, secondo me correndo anche bene, è Eteria, e quindi completa un podio italiano. Eteria è questa qua, è questa qua larga con il 10 coperta adesso, mentre questa appunto è Esther degli Dei. Mancano qui 500 metri alla conclusione, si va sul piede dell'1:11:08, pensate che Esther degli Dei vince 14 corse su 19,
e anche Terry è in forma, perché l'avevamo fatta vedere qua quando aveva vinto a Rome l'ultima volta il 16 di ottobre, quindi due cavalle italiane che stanno facendo molto bene in Scandinavia, anche se poi sono italiane ovviamente di allevamento, non di proprietà. Si entra in retta d'arrivo, Esther degli Dei che è richiesta, arriva Caraste Sisu che prova ad andare a caccia, quella che finisce spinta larga Eteria, ma qui la partita è chiusa, 1-11-7, saluti e baci da Esther degli Dei, molto bella la retta di Eteria che è terza sul traguardo, ecco qua, Esther degli Dei ed Eteria, questa è l'arrivo della semifinale delle Breeders, vi ricordo, la finale poi ve la faremo vedere 16 di novembre a Eskilstuna. Siamo in chiusura, nostre pagine YouTube, Instagram, Facebook, per chi volesse interagire con noi, ci ritroviamo qua la prossima settimana, stesso canale, stessa ora, vi saluto, buona serata. Sempre in vantaggio per il salto a 1,5 per le tre squadre di monta.